ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui sul Mortal Phoenix Rising. Naturalmente qua sono un invito, come sempre, a mettere voce, un bel commento, un bel mi piace. Ci mancano alcuni eroi corrotti che ancora non abbiamo battuto. Qualcuno di voi se ne era accorto, me l'ha anche consigliato di fare un video, e quindi ci facciamo un video. Achille lo abbiamo già sconfitto, per cui ce ne mancano ancora altri. Che non... Allora, il primo comunque l'abbiamo già individuato e sta... praticamente il primo, il secondo, da queste parti. Per cui direi con molta nonchalance di entrare e provare magari a sconfiggerlo. Ok. Tra l'altro mi sono anche un pochettino potenziato, quindi un po', però non tantissimo. Almeno dovremmo essere un po' più competitivi. Ok. No. Non si dovrebbe sparare... Un momento, però... no, non si... Aspetta, aspetta, forse... Tipo così sto in fiamme. Ok. Cavaletta. Ok, sì. Mamma mia. Ah, è stato complicato un po', eh. Vai. Meno male che almeno ce la facciamo. Ok. Questo è stato facile. All'inizio, la miseria. Allora, sono due adesso, quindi uno di qua, l'altro di... Ehi, sono anche in movimento. Allora, io vedo uno che sta di qua, l'altro che sta di là. Mamma mia. Non è che ho capito. Dai. Aia. Miseria. Porca paletta. A volte basta anche un po' di mazzo. E tipo qua, per esempio, qua lo stavo perdendo. Sì, che bello questo movimento. Ok. Ah, quasi in frontal. Ok. Quindi questo l'abbiamo becchiato. Allora. Mi serve un coso per infiammare. Aspetta, però è probabile che forse... Facciamo così, guarda. Ok, quindi così l'ho infiammato. Mo ci allarghiamo bene e proviamo a vedere. Ok, uno ce l'ho fatta. Due. Era quello che non avevo beccato prima, vuol dire. No, vabbè. Riproviamoci. Devo sicuramente stare un po'. Ma secondo me se faccio al contrario. No, vabbè, fa niente, eh. Allora, proviamo ad allargarci per bene. Ok. Uno. Io se riesco a girare bene, vabbè, è sempre lo stesso. Avere la fortuna di beccarli tutti subito. Non mi dire che mi fai perdere. Ok, dovrebbe esserci. Vai, grande. Meno male. Mamma mia. Recaricati, sennò qua moriamo, eh. Oh. Questo non è stato assolutamente semplice. Chissà che è quella la porta dove ci aspetta, eh. Ma mannaccia che io non avevo sbloccato la cosa delle frecce. Vabbè. La prossima volta mi faccio più che altro guidare dall'istinto. E provo subito. Faccia preoccupata, eh. Ah.
Atlanta, porca miseria. Che ci facciamo fuori? Ma l'osso, no? Porca di quella miseria. Porca di quella miseria. Ok. Aia. Aia. Porca di quella paletta. Ma pur volendo non riesco a beccare. Dai. È potente l'urso, eh. Male che c'è la possibilità adesso di poter fare anche. Mazza, allora lei. Il baglio non la becco proprio. Yeah. Porca di quella pare. Ok. Ya. Ah, miseria. Vediamo se riesco a becchiare. Meno male che l'ho becchiata. E dai. Veloce. È andato? No. Ok, veloce, veloce. Dai. Oh. A volte rincarti, però. Guarda che se riusciamo a metterci davanti a lui. È andato, no? Bella questo lancio alla freccia, eh. Ok. Oh. Ma che funziona. Occhio, occhio. Allora. Porca di quella paletta. Ok, fammi caricare un po' che ti vediamo, eh. Ma salti come Achille, vai. Vediamo un po'. Ma perché va sempre? Perché non viene in mezzo? Porca miseria, si mette sempre laggiù. Andiamo? Perché devi combattere là, non lo so. Prova a fare una cosa, eh. Ma sei nascosta. Dai, vieni un po' più qua, vediamo, vediamo se riusciamo a farti rimbalzare qualcosa. Sempre sto fatto. Andiamo. Andiamo. L'ho beccato, no? Quanto stai? Aspettami. Veloce. Non crea niente, eh. Miseria.
Non l'ho beccato? No. Era morto praticamente. Qua ce la siamo giocati male, eh. A sfuggire all'arma di Fenix. Ma ora il suo spirito avrebbe potuto correre libero. Eh sì, ce la siamo giocata un pochettino. Potenziamento arma disponibile. Ok, questo ci fa molto piacere. Quindi, allora, personalmente, dopo aver battuto Atlanta, a questo punto io c'è una missione qui che, anche se a tempo, parla quella al di là, che mi intriga, non... ma è strana. Comunque ci sono anche varie ricompense, anche tante. Andiamo a parlare con l'al di là, perché è strana sta cosa che è uscita così all'improvviso, sbaglio. E poi non capisco neanche dove sta sinceramente. Ah, qua. È un po' strano come... O sbaglio? È un po' strano? Sconfiggi Cerbero di un altro mondo. Ok. Dovrebbe stare qua. Ci avviciniamo un pochetto, anche se penso sì, ce la dovrei fare. Sarà questo? Non lo so. Mi avvicino un po'. Guarda, guardandolo prima dall'alto, sembra anche abbastanza... Porca paletta, è lui? Porca miseria. È un po' grande, è un po' enorme. Non riesco a fargli l'attacco a sorpresa. Perché gli faccio attacco a sorpresa? Vai. Aia. Mazza, vedo. Abbastanza nervosetto. Porca miseria. Vai. Ok. Mazza quanto è nervoso. Aia. Vediamo se riesco. Ma ha preso, eh? E anche tanto. Veloce, veloce. Ma è che gli abbiamo fatto parecchio danno. Bella questa, grande. Vai. E qua è andato, qua è andato. No! Porca miseria. Dai, ce la vuoi fare? Ok. Ma butterò quasi giù, eh. Mamma mia. Oh! Porca paletta. L'ho visto abbastanza potente. Torniamo, credo, a questo punto, sangue di cervello, alla sala. Sconfiggi la chimera di un altro mondo. Ah, no. Allora non si torna alla sala. No. Porca la paletta. Ah, continua da quest'altra parte. Ok. Mi sa che ci dobbiamo avvicinare perché siamo lontanissimi da qua. Quale sarebbe la zona? Questa. Poi non vedo nessuno, però, aspetta, che forse là in alto ci sta... Ci abbiamo visite. Ma che è il quartiere? Sembra tipo una spada, no? Ma
zona strana questa, tutto ciò che posso donare. Eccolo qua, era l'altro. Io sono la perfezione che cerchi. No, non capisco dove sta la testa, eh. Ah, sta là. Vai. Ce la facciamo a questo attacco furtivo? Perché a volte la malattia di attacco furtivo non lo so, eh. Mo si vede la coda e mi attacca, no? E dai. Niente, non mi fa fare attacco furtivo. Perché? Perché forse è più particolare, no? Vabbè. Ok. No. Ci ha un po' abbrustoliti. Oh, gli ho fatto niente. La mia mano c'è però. Dove sta? Dove è andato? Porca di quella paletta. Ah! Che è sta cosa che fai? Che ti schianti a terra? No! Aia, aia, aia! Il fuoco fa male! Mangia, mangia! Sempre due volte lo fai, grande! Non salta più! Mangiamo! Mani a terra, eccolo qua, beccato, beccato. Possibilmente. No. Non l'ho beccato, Vai, veloce, veloce. Aiaiaia. Il fuoco. Vai. È andato. Cari. Ok. L'abbiamo rispedito non so dove, ma da qualche parte. Potente, molto potente. Bob, zona dello spread. Ancora sti cosi. Porta rosa e la fiala del manato ad Zeus. Va bene, ok. Quindi ritorniamo da Zeus. E anche rapidamente, ci stanno attaccando da ogni dove. Sì, penso devo andare alla sala degli dei, per forza, no? Sì, ok. No, non devo andare alla sala degli dei. Ho sbagliato. Porca miseria, Zeus sta qua. Eh sì. Dobbiamo ritornare qua. E c'è un viaggio rapido da queste parti. Solo da qua. Questa ancora non l'avevo sbloccata. Accidenti ragazzi, noto con piacere che siete in pari. Ok, non ha funzionato. No, guarda, sei scorretto, vabbè. Aspetta, questa è mia. Grande. È in testa è meglio, vero? Ma becchiato, Io sta mossa non l'ho capita, cioè nel senso. Ok, non è male però. Ti passo anche sotto le gambe. Il bello di essere. Grande, dai. Forse la facciamo a fregarne uno. Sì, eh. Ok. Yeah.
Vai che la faccio, vai che la faccio. È andato? È andato. Ma i ragazzi sono morti tutti? Tutti schiattati, ragazzi. Che meraviglia, ragazzi. Chi è quello? Renato. Vabbè, c'era un po' di roba da prendere perché mi è sembrato di vedere un gatto. No. Queste dobbiamo prendere, sì. Ce n'erano altre. Altre qua. Tre mele, tre mele. Proprio sprecato, eh. Mamma. Ci darai soddisfazione qua dentro, dici? Una rosa. Ah già, la rosa che ci aveva chiesto di portare. Ti sto capendo, eh. Che c'è? Questa missione quindi non parli tanto, neanche per niente. Ah, ci regali qualcosa. Medaglione? Per? Ah, però forse ci indica qualche cosa. Che dice indica è di là. No. Abbiamo completato la missione. Solo il medaglione ci ha dato. E questo ce ne possiamo prendere? No. Medaglione con pietra blu. Più 250. Porca, nuove opzioni personalizzazione. Porca paletta. Tanta roba abbiamo beccato, quindi facciamo una cosa. Tra l'altro posso sbloccare un sacco di roba anche al coso, perché dovrei avere... Guardate. Se andiamo un attimo alla sala degli dei. Oh, qua ci hanno dato un sacco... Non so la moneta come la chiama, però da... Possiamo praticamente acquistare parecchio nel negozio. C'era una spada che mi intrigava parecchio, però mi voglio conservare un po' alcune cose perché non ho capito che cosa possiamo sbloccare e che cosa non possiamo sbloccare. E dove stai, Hermes? Hermes, dove sei? Dove stai? Oh, porca paletta, non lo vedo. Se è mimetizzato da qualche parte. A volte capita che non lo vedo. Mamma mia. Ma dove cavolo sto? Eccolo qua. Cieco come una talpa. Vedete, guarda quanta roba ci sta. Quel cavallo, si può pigliare un sacco di roba. Tutto, perché ci abbiamo 5,20. Vabbè ragazzi, questa parte l'abbiamo qui. Poi faremo più avanti, sbloccheremo anche gli altri eroi. Lasciamo perdere, no, eroi. Quelli corrotti. Ci vediamo se va possibile.